Va ora in onda Questione di Sguardi, a cura di Maria De Nicola. Ciao a tutti da Maria De Nicola e Massimiliano Spiriticchio. Ciao Maria. Ciao. Allora, come stai oggi? Tutto bene, tutto bene. Oh, meno male, meno male. È un piacere sentirtelo dire, sai? Sì, siamo sempre positivi. Assolutamente sì. Poi oggi parliamo di una questione che ti sta molto a cuore. Sì, una questione che, su cui premo un po' perché comunque ha la sua importanza. Eh sì, perché tu sei una studentessa universitaria. Sì, sì, lo sì. Dici con una faccia tipo mio malgrado. Sono un po'... ho una faccia un po' espressiva, dici. No, direi. Sì, sì, per niente, direi. Sì, frequento l'università d'Annunzio. Eh sì. Primo anno magistrale, come sapete, e quindi niente, stiamo affrontiamo un po' un problema per quanto riguarda il tutoraggio, perché il servizio che aiutava appunto i ragazzi con disabilità, qualsiasi essa sia, è stato momentaneamente sospeso. Sì, però in attesa appunto di avere notizie su questo, noi abbiamo pensato ad una cosa, vero Maria? Sì, abbiamo pensato, siccome ci sta secondo me molto piacendo l'idea dell'intervista. Di la verità, stai diventando un'intervistatrice. Mi piace quest'altro ruolo. Abbiamo pensato di chiamare Alessio, che è una persona, cioè è il mio tutor. Ciao, buongiorno a tutti. È stato nonostante il mio tutor ciò, lo vedo ancora bello pimpante. Sì, ce l'ha fatta a sopravvivere. Sì. E, oltre che tutor, vabbè, un amico a cui ho pensato, diciamo, di chiedere il favore di raccontarci un po'. Allora, intanto presentacelo bene. Si chiama Alessio. Alessio Di Bono. Okay. Buongiorno a tutti, ciao. Ciao. Vabbè, penso che se faccio presentare lui è meglio, perché sì. È in prima persona, sì. Quindi... ripeto, ho cercato la sua presenza qui proprio perché penso sia la persona che in primo luogo ci può raccontare il suo lavoro, come si svolge e cosa prova appunto facendo un lavoro di questo tipo. E quindi cederei la parola ad Alessio, a cui chiederei di brevemente presentarsi e niente. E niente. Ciao a tutti, allora io sono Alessio, come ha detto Maria sono il suo tutor. Questo del servizio di aiuto e di sostegno ai ragazzi disabili all'Università di Chieti è un servizio che io faccio ormai da 10 anni. Ho già seguito diversi ragazzi, lei è la terza o la quarta che porto per tutto il ciclo del corso di studi in servizio sociale. Sì. Momentaneamente, come diceva lei, il servizio è stato sospeso per aggiustamenti amministrativi burocratici. Io vorrei evitare comunque di fare qualunque tipo di commento. Sicuramente questa situazione non è piacevole per nessuno, né per noi ragazzi che lavoriamo né per i ragazzi che assistiamo, chiaramente. Sì. Dimmi. Però l'obiettivo nostro era appunto, la prima domanda è proprio questa, cioè che lavoro svolgi, nel senso come si svolge il tuo lavoro? Allora, il mio lavoro è un lavoro che prende il ragazzo in consegna dall'inizio del suo percorso universitario, sin da quando è matricola, sin da quando deve fare l'iscrizione, perché il ragazzo appunto fa la richiesta di questo servizio. La mia cooperativa, la cooperativa Girasole, come scopo è attraverso di noi seguiamo il ragazzo durante le lezioni, gli diamo, prendiamo gli appunti nelle situazioni in cui il ragazzo non ha la possibilità di prenderlo da solo, come ad esempio il caso di Maria, che a causa della sua disabilità ha difficoltà nella scrittura rapida, nel prendere gli appunti durante la lezione,
e quindi siamo noi che ci sostituiamo, tra virgolette, siamo uno strumento che loro utilizzano. E devo dire che questo strumento è, cioè, il discorso del prendi appunti è molto bypassato ultimamente, in generale dico, dalle persone, perché si dice il prendi appunti, fondamentalmente si pensa a che cosa serve. Invece in un tipo di disabilità tipo la mia, fondamentalmente è un lavoro che aiuta tantissimo, perché è come se tu avessi degli strumenti poi utili nello studio che ti possono appunto aiutare a superare gli esami, ma oltre ad avere anche una consapevolezza in più della materia. Eh sì, no, ma poi in generale avere sempre quella sorta di sintesi, diciamo, delle spiegazioni, che è sempre utile, è utilissimo. Certo, anche perché io faccio un uso abbondante di appunti, per esempio. Anche perché anche noi tutor non sempre conosciamo tutte le materie, quindi andare insieme al ragazzo a lezione, lui segue e presta attenzione a quello che dice il professore. Noi tutor prendiamo gli appunti sostituendoci alla sua disabilità, ma anche noi in questo modo possiamo poi affrontare meglio il lavoro più importante, che è quello di sostegno allo studio, proprio di tutoraggio, quello che lei diceva, il tutoraggio. Noi ci affianchiamo al ragazzo e lo aiutiamo a studiare, lo spinge anche magari conferendo magari più sicurezza. Nel mio caso appunto non era tanto un discorso di studio quanto un discorso magari di sicurezza, e poi andare quindi a ripetere magari con la persona e sentirsi poi più sicuri nel momento dell'esame. Per caso stai dicendo che hai un po' d'ansia? Per leggermente, caso? Leggermente. No, non è una tipa ansiosa. Assolutamente. Allora, quindi... No, io ricordo sempre che abbiamo assistito a uno spettacolo teatrale, io e lei, e c'era, a un certo punto c'era uno sketch in cui, intitolato "Io c'ho l'ansia", abbiamo riso parecchio, sì, perché sembrava scritto da lei. Allora, quindi verrei, diciamo, un po' collegandomi anche a quello che hai detto finora, cosa ti trasmette questo lavoro, a parte un sacco di ansia, probabilmente... Nello specifico un sacco di ansia, cosa, sì, ti trasmette fare questo tipo di lavoro, e comunque essere come fossi una guida per alcuni di noi in particolare? Quello che sicuramente è importante del nostro lavoro, oltre che l'aspetto puramente dello studio e dell'istruzione, è chiaramente quello di integrare i ragazzi all'interno del mondo dell'università, perché noi li accompagniamo a lezione, ma li spingiamo anche a fare nuove conoscenze, come è successo a te, Maria, che comunque andando a lezione abbiamo conosciuto altre due ragazze, nello specifico abbiamo creato il nostro gruppo. Ma di cui abbiamo sentito parlare. Ed è chiaramente è molto stimolante vedere come spingere i ragazzi, aiutarli a integrarsi, ad entrare in un mondo che non è facile, perché un ragazzo di 19-20 anni che entra nel mondo dell'università chiaramente è diverso da quello del liceo, dove magari il professore ti segue oppure c'hai un amico che conosci da tanti anni, allora è più semplice. Nell'università tu entri a contatto con persone che tu non hai mai visto e che tante volte si pongono anche in una maniera un po' preoccupata nei confronti della disabilità. Chiaramente non parliamo di Maria, che lei riesce a fare amicizia anche con le persone della strada, sì, quindi lo sappiamo. Va bene. Però noi abbiamo anche tanti altri ragazzi che hanno anche disabilità molto gravi, come ragazzi con la sindrome di Down o ragazzi che hanno diversi disturbi dello spettro autistico. Quindi lì il nostro lavoro diventa fondamentale proprio per permettere ai ragazzi di vivere appieno l'università, non solo come posto di appoggio durante come il giorno. Come una sorta di mediatori o comunque persone con cui costruire una fiducia reciproca, che magari in ambienti universitari, come hai detto tu, non è sempre possibile. Se ti trovi a vivere da solo una nuova situazione, chiaramente non è facile, no, per nessuno. In alcune situazioni è quasi impossibile, e noi abbiamo proprio questo compito. Io, infatti, quello che mi sento di dire in particolare riguardo del discorso che abbiamo toccato molto velocemente, sì,
è stato proprio, cioè la mia mancanza in particolare, soprattutto in questa magistrale, è proprio il discorso di, non tanto legato allo studio, ma quanto il discorso della socializzazione, cioè quindi di andare lì, conoscere persone nuove, avere comunque lui che ormai, ripeto, è un amico più che un'altra, cioè più che una figura professionale, se vogliamo, quindi questo manca il contatto umano, che molte volte viene sempre bypassato. Però fondamentalmente lo studio sì, è importante, ovviamente l'università è un ambiente formativo, di formazione, quindi è importantissimo, ma non è, in particolare soprattutto riguardo alla disabilità, secondo me non è è centrale sicuramente, ma non bisogna dimenticare l'aspetto della socializzazione, dello stare insieme. Assolutamente, ma è fondamentale per tutti gli studenti, lo dico anche perché sai che me ne occupo, sì. È fondamentale per gli studenti. L'anno scorso abbiamo vissuto tutti l'esperienza drammatica della DAD, e molti ragazzi continuano a viverla anche quest'anno per via dei contatti. L'università c'è mista attualmente, quindi... Ecco, appunto, e i risultati poi si vedono, perché la socializzazione, come diceva Maria, è fondamentale, e migliora anche il rendimento scolastico, il famoso rendimento scolastico. Ti senti meno sola, cioè meno isolata, quindi comunque anche più partecipativa. Ecco, questo è un elemento che secondo me non bisogna dimenticare. Mai, assolutamente. A proposito di socializzazione, che ne dici di un po' di musica? Sicuramente. Ecco, vedo che la regia è già pronta, e allora ci ascoltiamo un bel brano musicale. Io sono il diverso per la statistica, e non faccio testo nella casistica, ma conta più del resto la mia dignità. Eccoci qua, i The Sun con la loro Outsider, diciamo che hanno messo la firma su questa puntata. Direi che questa, secondo me, più di altre è per qualcuno che è diverso, ma non per la statistica. È proprio perfetta. Ci riconosci un po'? Tantissimo, e ne vado fiera. No? Cioè... Anche noi, sì. Anche noi, anche noi. Allora, Alessio,
Che cosa ti ha spinto a fare questo lavoro? Allora, io inizialmente sono stato preso lì all'università come interprete LIS, la lingua dei segni. E quindi io sono entrato in contatto col mondo della disabilità, ormai sono 15 anni che tra volontariato e questo lavoro. E poi nel corso degli anni chiaramente ho avuto altre esperienze, come Maria, come anche altri ragazzi che chiaramente erano di un altro ramo, diciamo, rispetto al motivo per cui io sono entrato. E quando ho avuto la possibilità, quando ho scoperto questo servizio che l'università dava, io mi sono proposto, proprio perché conoscendo il mondo della sordità all'inizio, diciamo, della mia esperienza lavorativa, mi sono reso conto di quanto ci fosse la necessità per questi ragazzi di qualcuno che li facesse integrare, non che fossero delle persone lì dentro l'aula che però magari si dovevano limitare a studiare soltanto con gli appunti, con le cose scritte. Invece essere presenti e avere un rapporto diretto con la propria lingua e con la propria identità, chiaramente mi ha spinto a fare questo lavoro. E poi, conoscendo anche gli altri ragazzi, poi soprattutto Maria, chiaramente entrano in gioco anche tanti altri sentimenti che, fino a quando ero poco a conoscenza del mondo della disabilità, li avevo, diciamo, come conoscenza che possono avere tutti. Poi entrarci invece a stretto contatto diventa, è stato molto più forte come esperienza anche di cuore e di attenzioni. Oh, l'ha ammesso! Sì. Io la verità l'hai portato qua per sentirlo dire. Vabbè, un'ammissione. Dai, siamo vicino a Natale. Siamo tutti più buoni. Sì. No, ma è quello che dico sempre io. In realtà per me non c'è mai stato il disabile e il normodotato. Maria sa benissimo che ho questi termini un po', insomma, li vivo con fastidio. È vero, te lo dico sempre. Sì, ma non esiste distinzione. Uno li deve conoscere, certo, il mondo per rendersi conto e fare questi pensieri, poi, no? Sì, devi conoscere la persona. Ecco, perché come ha detto lui, fondamentalmente il bene, l'amicizia va oltre tutto, cioè nel senso poi riesce ad non abolire, ma a rendere sottili determinate differenze, cioè sono i classici sentimenti che sono universali, che quindi non guardano carrozzina, non guardano nessun altro tipo di differenza o comunque problematica. Ecco. Esatto, quindi mi pare di capire che tu non ti senti guida, ma partecipe di un percorso. Assolutamente sì, no, con lei a volte deve essere anche guida, perché da sola non può andare da nessuna parte, però diciamo che spiritualmente sì, camminiamo a fianco, non sono io la guida. Chiaramente in tante situazioni, avendo anche avuto un'altra esperienza universitaria, l'ho aiutata nel comprendere le situazioni dell'università, perché giustamente una persona va anche aiutata a capire le situazioni, ma non è che gli ho detto cosa fare o come farlo, gli ho fatto capire la situazione, e poi lei, con la sua ansia, ad esempio, agli esami, riusciva poi a superarla, ma autonomamente. Sì, certo. La sua poi è un'ansia positiva, perché comunque si traduce di solito in una buona prestazione. Sì, però poi li finisce, però li porta agli altri quella negativa. Bene. No, la stiamo un pochino prendendo in giro. È giusto così. Allora, veniamo un po' a una domanda, direi che possiamo anche... Il domandone finale. Rischia tutto. Esatto, il Mike Buongiorno della situazione. Ti giochi tutto come la botola, crolli. Okay. Allora, sono due, ma nella stessa domanda. Senti che il processo di inclusione di cui parlavi prima in qualche modo si è arrestato negli anni oppure sta procedendo? E poi quanto sono cioè qual è l'importanza di questi servizi? Perché sono importanti i servizi come quello che fai tu nello specifico, per esempio? Allora, sicuramente nel corso dei miei anni di lavoro l'aspetto dell'inclusione è aumentato, è migliorato comunque l'attenzione anche dei ragazzi e degli studenti. Sicuramente si potrà fare sempre di più, proprio perché va conosciuto il mondo della disabilità e va compresa quale sia il modo in cui rapportarsi a questo mondo. Quindi
il servizio serve, ma va migliorato sicuramente. E allora davvero noi ringraziamo Alessio per questa testimonianza. A voi. E Maria, non resta che dare i nostri riferimenti, e cioè prima di tutto la mail. Solitamente questa è la parte dove sbaglio sempre. radiosperanza@diocesipescara.it. Vedi come ti ribatte l'asse. Ci siamo capiti. Sì, ecco. C'è il numero per SMS e WhatsApp, quello okay, credo che 331-398-9698. E poi c'è la nostra, il nostro numero di telefono. 085-690-227. Ormai è imparato. Sento tipo una valletta. La pagina Facebook Radio Speranza. E poi c'è Instagram. Sì, tu marchi sempre, fai bene. Perché lei è attivissima su Instagram. Io no. Ha detto sì, io come sì, lo vedo. Facebook. Io sono old style. E appunto c'è il nostro canale YouTube e Instagram Radio Speranza Pescara, poi ci potete ascoltare su Radio Garden, Radio Italiane, chi più ne ha più ne metta. Ci potete fare compagnia assolutamente, come noi facciamo a voi. Allora, non resta che augurare un buon Natale ai nostri ascoltatori, visto che ci rivedremo, risentiremo tra due. Buon Natale a tutti! Me ne ero manco resa conto. Hai visto? Buon Natale a tutti, veramente. Buon Natale e buone feste, che sia una festività serena. Assolutamente sì. Ciao! Ciao! Abbiamo trasmesso Questione di Sguardi, a cura di Maria De Nicola.